Mister, una sconfitta abbastanza beffarda, perché comunque le due squadre perlomeno si sono equivalse, forse no, il pareggio... Non sono d'accordo assolutamente con te, Mimmo. Mi dispiace, finiamolo con questo berberismo. Quale tiro in porta hanno fatto loro? Uno solo il primo tempo. Nel secondo tempo non hanno fatto un solo tiro in porta, l'unico tiro in porta l'hanno fatto il gol. Abbiamo avuto 5 palle gol e tu mi dici che quantomeno le squadre si sono equivalse. Mi dispiace, Mimmo, non si sono equivalse affatto. C'è stata una sola squadra in campo e questo siamo stati noi. E sul gol vi posso tranquillamente dire che l'arbitro gli ha regalato un calcio di punizione vicino alle panchine che la Gambatese l'aveva subito, il mio giocatore, e l'ha data a loro. Hanno fatto gol, hanno vinto, però noi abbiamo creato 5 palle gol. Loro non hanno fatto un'azione degna di nota in tutto il secondo tempo. Il primo tempo hanno fatto 20 minuti belli, onestamente, da grande squadra. Nel secondo tempo non hanno fatto un solo tiro in porta. Nell'azione solo di un battere e batte sono stati più bravi loro, hanno fatto gol. Però il problema è uno solo, caro Mimmo. Se stiamo qui a dire una partita equilibrata, qual è equilibrata? Voi avete visto una domanda alle 500 persone che c'erano, se era una partita equilibrata. E abbiamo fatto una partita a senso uno alla porta. Non è andato dentro, pazienza. C'è poco da rimproverare comunque alla sua squadra, perché ha fatto una grande partita. Ai ragazzi cosa devo dire? No, due minuti prima il Gatto ha fatto quel gran tiro, non so come ancora stiamo pensando, ma io gliel'avevo detto in panchina. Troppo palle gol sbagliati, prendiamo il gol alla fine, questo. Però la squadra cosa devo dire? Hanno fatto una partita da 10 lode, dovevano, cioè voglio dire, se queste sono le squadre che devono vincere il campionato, possiamo lottare anche noi, perché oggi ce la siamo giocata a dente strette e non mi sembra proprio che questa grande Reggio Mediterranea ci abbia messo sotto. Non lo vedo assolutamente, anzi ti posso dire, da un momento all'altro sembrava che noi potessimo fare il gol, però purtroppo il calcio a questo a volte anche crudele, per non dire un'altra parola, e quindi ci sta tutto. Vocale comunque fin dal primo minuto ha dimostrato di essere sceso in campo consapevole di poter fare sua l'intera posta, e l'ha dimostrato con un atteggiamento coraggioso, propositivo, fin da subito. Sì, Domenico, fin da subito, però tu sai come la penso io. Per me i punti riempiono la pancia. Oggi era una partita dove il pareggio ci stava strettissimo e c'era molto da recuperare. Poi purtroppo è arrivata quella un po', non lo so se chiamarla distrazione o bravura loro. Lancia ha attaccato il primo palo, ci ha fatto gol, però cioè, voglio dire, non me la sento di rimproverare, non ho detto niente ai ragazzi perché hanno fatto una partita esemplare dei Celloti. Più o meno lo stesso atteggiamento tattico proposto anche contro il San Luca per certi versi, soprattutto a livello di disposizione della difesa. San Luca, sai, abbiamo preso un punto dove negli ultimi 20 minuti forse lo meritavamo. Oggi meritavamo qualcosa in più e non l'abbiamo fatto, questo è il calcio purtroppo. È comunque un segno che la strada intrapresa è quella giusta, perché sono arrivate due grandi partite contro due comunque formazioni tra le favorite del campionato. Sersale è completamente dimenticata a questo punto. Sì, ma ti ripeto, i punti riempiono la pancia, le chiacchiere, i complimenti se le porta via il vento. Noi cioè, oggi abbiamo fatto una partita, ti ripeto, da 10 è mancato solo il gol, ma non per colpa nostra. Il gol è mancato perché il portiere è stato un qualcosa. Tu pensi che c'era Marino, si fa male Marino, questa la società è stata brava, attiva sul mercato. Hanno beccato questo ragazzo che ha esperienze nel Taranto, nella Cosenza, nella Palmese, molto bravo, si vede che è un portiere di categoria, sui pari stratosfero, che ha preso fatto quattro parate che non si vedono nemmeno in Serie A, cosa dire. C'è una partita che se finiva 3-0 non c'era niente a recuperare, invece siamo qui a recuperare che l'abbiamo persa. Davvero un peccato questo gol della Reggio Mediterranea a pochi minuti dalla fine, sembrava uno 0-0 quasi scritto, anche se Vocale ha avuto anche delle opportunità poco prima del loro gol per poter andare in vantaggio. C'è tanta rabbia, tanto rammarico sicuramente. Beh, perdere così sicuramente fa male veramente, anche perché oggi abbiamo giocato una partita al massimo. Tutti i giocatori, anche quelli entrati dalla panchina, hanno dato il proprio apporto. Abbiamo avuto delle occasioni eccezionali, il portiere loro è stato bravissimo, anche perché insomma è un portiere che viene quotato molto bene, l'hanno preso già venerdì perché il Marino era infortunato, ha fatto il proprio dovere, poteva farlo in un'altra partita. È capitato a noi, però noi non possiamo rimproverare nulla ai giocatori, perché oggi hanno fatto una partita eccezionale, cuore, grinta e anche molta tecnica, che adesso stanno entrando anche in palla parecchi giocatori che fino adesso non erano nelle condizioni giuste. Fa male, è peccato, ci rifaremo, non possiamo dire null'altro. Un po' questa partita è la
anche se il risultato alla fine è stato negativo, però sul piano della tattica e dell'espressione del gioco forse è stata la giusta prosecuzione di quello che si è visto a San Luca. Forse finalmente il mister ha trovato quella che è la quadratura del cerchio e adesso il Bocale potrà fare il salto di qualità. Diciamo che comunque la squadra non è stata cambiata, sono stati gli stessi 11 che hanno giocato a San Luca. Ne abbiamo parlato in settimana, il mister ne ha parlato in settimana, aveva deciso di fare e di ritrovare un'altra volta la stessa squadra e credo che questo è il filone che può andare avanti per il proseguo del campionato. Sì, si è trovata la quadra anche perché tatticamente e tecnicamente adesso i giocatori sono migliorati e si vede anche un bel gioco rispetto a prima. Questo è dovuto soprattutto anche alle condizioni fisiche di alcuni giocatori che erano un pochettino indietro. Allora, il guizzo finale di Lancia vi ha consentito di ottenere questi tre punti importantissimi per la vostra classifica. Dal suo punto di vista sarebbe stato più giusto magari il risultato di parità, oppure comunque il gol di Lancia ha dato la sterzata giusta alla partita? Ma guardi, se ogni volta ci mettiamo a sindacare se meritiamo o non meritiamo, ci sono delle volte che meritavamo di vincere, addirittura abbiamo perso, quindi... era una partita che era aperta a tutti i risultati. Noi abbiamo tenuto il campo bene nel primo tempo, abbiamo avuto qualche occasione importante, poi il nostro portiere da par suo ha fatto qualche intervento e lì una squadra cinica, una squadra come la nostra può segnare in qualsiasi momento, anche se comunque il merito è di un ottimo avversario. Ecco, sono state due difese che sono state molto attente, hanno concesso poco, sia quella del Bocale che quella della Reggio Mediterranea. Forse sono queste anche le basi dalla quale costruire qualcosa di importante sia voi che loro. D'altronde voi finora avete preso solo 4 gol in campionato e si sa, tante volte le difese contano molto più degli attacchi, perché basta un gol come oggi per fare 3 punti. Sì, bravo. Le dicevo, una squadra come la nostra che ha Lancia, Criniti, Piemontese che oggi non c'era, lo stesso Postorino, il ragazzino Ismail, a sta gente in punta mette in difficoltà l'avversario perché in qualsiasi minuto può fare gol e così è stato. La classifica continua ad essere molto corta, siamo ancora all'ottava giornata, certo, però insomma si sta confermando quello che era nelle previsioni, un campionato molto equilibrato e molto ostico. Prevede che sarà così ancora per molto? Sì, secondo me sarà così. Sarà così perché questo è il campionato più equilibrato degli ultimi 20 anni, almeno da quello che ricordo io. Qui alla fine spunterà la squadra che ha più determinazione, coraggio e che ha una società delle 5-6 papabili, che è una società ferma, che è una società solida, che è una società che sta vicino alla squadra. E allora paradossalmente in queste situazioni la società fa la differenza. Voi tra l'altro siete... sto parlando in genere. Voi tra l'altro siete ancora impegnati anche in Coppa Italia, avrete tra una settimana, tra 10 giorni il ritorno in casa del San Luca con un gol da recuperare. Chi ancora è acciaccato, chi non è al meglio della condizione come Piemontese e Postorino magari riuscirà a recuperare, a dare... Vediamo, adesso ci facciamo questo giorno e mezzo a casa, a riposo e poi da martedì vediamo cosa fare. Direttore, quasi allo scadere è arrivato questo gol che vi lancia verso le primissime posizioni dove già eravate, però anche approfittando dei risultati delle altre, questi 3 punti di oggi sono veramente fondamentali per il proseguo del campionato. Sì, ma stiamo migliorando partita per partita, vedo i ragazzi che hanno voglia, grinta e quella determinazione giusta per fare un buon campionato. Il campionato è difficile perché ci sono 6-7 squadre, diciamo, che lottano, non è facile, ma noi quest'anno tentiamo per fare il salto di categoria. Vi aspettavate di trovare un Bocale comunque che vi ha reso la vita molto complicata e che è andato più volte vicino anche al vantaggio? Certo, il Bocale lo conosciamo, è una squadra gagliarda che in casa non penso che lascia punti. Noi siamo stati, diciamo, più fortunati, più grintosi, più vogliosi e più, diciamo, con una marcia in più.
Secondo lei quale tra le altre squadre in vetta alla classifica, le varie San Luca, Locri, Scalea, Sersale, potranno continuare a giocarsela fino alla fine? E tra questo ovviamente mettiamo anche la Reggio Mediterranea, anche quando recupererà i calciatori non al meglio le condizioni, potrà davvero lottare per il primo posto insieme a queste? No, ma io metto tutte 8 squadre, metto pure il Bocale, perché sono squadre, diciamo, che fino all'ultimo danno la sua, quindi è difficile, un campionato difficile, equilibrato, vince la più vogliosa e la più pure fortunata. Tra 10 giorni ci sarà il ritorno di Coppa, la Reggio Med è impegnata anche lì, c'è l'obiettivo di ribaltare il risultato contro il San Luca. L'apporto di chi ancora non è al meglio delle condizioni in questi 10 giorni potrà essere fondamentale. Sì, noi andiamo in qualsiasi campo, diciamo, a giocarci la partita, perché il mister gli dà la mentalità giusta, noi andiamo, diciamo, a San Luca per giocarci la partita e se è possibile ribaltare il risultato. Brucia tanto perdere un derby così a pochi minuti dalla fine, dopo aver fatto una grande prestazione, una grande prova, essere andati vicini al gol più volte? Sì, in effetti il derby è bellissimo dal punto di vista agonistico, ci ha riservato mille emozioni sia il primo tempo sia il secondo tempo. Ma alla fine ai punti obiettivamente credevo che il Bocale, quando niente, avrebbe finito 0-0, sarebbe finita 0-0 la partita, sarebbe stata un regalino pure per il Reggio Sud. Invece purtroppo per noi e per fortuna per loro è arrivato questo gol che la dice tutta sul fatto che spesso sono gli attaccanti a fare la differenza, invece stavolta i portieri invece sono stati a fare la differenza. Il portiere del Reggio Med è stato a dir poco strepitoso, almeno in 2-3 interventi, e questo un po' ha condizionato appunto il punteggio finale. Dopo mettici che gli ultimi 3-4 minuti hanno segnato, perciò per noi è stato in salita all'ultimo, naturalmente, cercare di ribaltare il risultato. In ogni caso l'atteggiamento tattico del molto coraggioso da parte del Bocale, che fin da subito, nonostante l'avversario partisse con i favori del pronostico, è stato subito propositivo, ha cercato, sapeva di poter ottenere l'intera posta in palio. Credo che si possa parlare di una giusta prosecuzione da quella che è stata la partita di San Luca. Non a caso la formazione era la stessa, la disposizione tattica la stessa. Sì, in effetti, allora, loro hanno creato qualche volta superiorità numerica, soprattutto con Criniti, gran bel giocatore sulla fascia sinistra, però dopo 10-15 minuti Brancati ne ha preso le misure, onestamente, e per noi è stato più facile amministrare la partita. Amministrare nel senso che abbiamo tenuto bene il campo, eccetera. Dopo mettici due azioni colossali, uno di Serrago il primo tempo e sempre dopo un minuto di Leo Secondo, una gran parata del portiere. E le altre due del secondo tempo, che tutti ce l'hanno sotto gli occhi, la gran parata su Gatto e un'altra bellissima parata che il portiere ha effettuato. Questo appunto la dice lunga sul fatto che effettivamente alla fine ai punti speravamo di, quando niente, di impattare la partita. Domenica si andrà a Scalea contro un'altra delle squadre che è partita benissimo in questo campionato e nelle alte prime posizioni della classifica. Questo Bocale finora in 4 trasferte ha perso solo a Locri, è riuscito a raccogliere punti sugli altri 3 campi vincendo anche a San Biase, è quasi diventato una squadra da trasferta, magari a Scalea potrà provare un altro colpaccio come a San Biase. Guarda, lo Scalea la sua fortuna la sta costruendo in casa, perciò questa la dice lunga sul fatto che sicuramente troveremo una squadra molto agguerrita. Ha dei punti di diamante tipo Pizzoleo, che secondo me è uno dei più forti centrali, e Martinez, l'altro ragazzo avanti, perciò sicuramente troveremo una squadra appunto che cercherà di fare i 3 punti in casa, che generalmente gli compete, almeno quest'anno mi sembra che lo Scalea il rendimento che ha lo sta costruendo in casa. Per quanto ci riguarda, sì, noi abbiamo un atteggiamento fuori casa più concentrato, siamo più tranquilli, anche perché la fase tutta la settimana, giustamente lo sai, è una persona molto focosa, eccetera, li pensa tutte. E speriamo, quando niente, di impattare questa trasferta, perché appunto anche alle belle parole dovrebbero pure tornarci a favore anche i punti, che sono importanti. Non vorrei che ci intruppassimo nei fondi della classifica, per il campionato di eccellenza non è una cosa da poco, sinceramente.